Buongiorno e benvenuti. Video tutorial in collaborazione con l'azienda LBiz. Ho realizzato anche un video unboxing dove vi ho raccontato un po' di questa azienda. Prima di farvi vedere cosa ho realizzato, vi voglio ricordare che esiste un codice sconto e questo qui. Potete usufruire di 3% su intero carrello, a prescindere dalla somma che voi avete intenzione di spendere. E allora vi faccio vedere che cosa ho realizzato. Io ho realizzato questo ciondolo, è tutto un po' infiorito, come vedete. Ho inserito i fiori sia immagine qui che all'interno, e mi piaceva così che sia tutto fiori, ed è realizzato con queste pietre che loro chiamano pietre di incoraggiamento. Come vedete, sopra ci sono incisi delle parole color oro. Questa è Dream, questa Miracle, questa Faith, Abundance e Relax, e sono in quarzo naturale rosa. E siccome non sono pesantissime, ho pensato di realizzare questo ciondolo e mi piace veramente tanto. Si presenta bene una volta indossato. E allora, oltre questa pietra in quarzo, è praticamente come un capochon, come vedete non è altissima, avrà 6-7 mm, e poi non è regolare, ma non ha importanza perché nel modo in cui io l'ho incastonata ad embroidery, perché è embroidery e viene bene come modello. Allora, ho utilizzato queste perline, che sono perline in vetro da 2 mm, sono anche queste imitazione quarzo, sono molto sbrilluccicose, e ho utilizzato anche queste altre, che queste sono delle perline in apatite naturale da 3 mm, molto molto bello, come vedete ha delle sfumature più scure, più chiare. E oltre a queste qua, che questi componenti li trovate da LBiz, vi lascerò il link sotto il video se le volete acquistare. Ho utilizzato delle Toho 110 e delle 150, qualcuna ci vuole veramente poche. Allora, io l'ho iniziato e oltre il giro iniziale con le Toho ho realizzato altri due giri a peyote, sempre con le Toho, dopodiché due giri con queste perline di vetro da 2 mm, praticamente sono come le Toho, solo che sono più tonde. Anzi, sono tonde. E allora da qui vi faccio vedere i giri con il fiore, che adesso viene inserito questo giro con i fiori. E i fiori sono questi qua, sono in resina, e se voi avete non avete queste, ma altro tipo di fiori vanno bene lo stesso. Allora, per inserire i fiori bisogna uscire da una perla qualsiasi dell'ultimo giro. Dopodiché prendete 3 110 un fiore, lo prendiamo
dal retro, qui sopra prendiamo una 15-0, in questo modo. Rientriamo dal fiore e dalla 11-0. Tirate bene finché non resta il filo scoperto. Dopodiché prendiamo altre due 11-0 e ci colleghiamo con la terza perlina rossa. 1, 2, 3. Tirate bene. In questo modo. E lo si fa finché si finisce il giro. Allora, altre tre. Fiore. E una 15-0. Op, qui c'è una spalla. Si ritorna dal fiore e dalla prima 11-0. Sempre bene. E altre due 11-0. Ci si collega sempre con la terza. 1, 2, 3. E tirate sempre bene in questo modo. Ci vediamo alla fine del giro. Ed ecco, è finito il giro. E adesso, per l'ultimo giro, per questa incastonatura, bisogna uscire dalla seconda 11-0 del gruppo. Allora, vi ricordate che si mettevano 3 dopo 2. Allora, nelle prime due prendiamo una perla, questa da 2, oppure cipollotto da 2, quello che voi avete in se volete sostituire anche un'altra toho oppure una Miyuki. E ci colleghiamo sempre, vedete, non con la terza, ma con quella subito dopo, con la seconda che segue. Così si riempie un po' questo vuoto che si trova qui, in questo modo. Adesso prendiamo invece una perla da 3. E ci colleghiamo sempre con la seconda toho. E tirate bene. In questo modo. Qui dobbiamo inserire una da 2. Questi hanno il foro piccolo. Ci colleghiamo con la seconda
adesso prendiamo invece quella da 3 e così via per tutto il giro. Si collega con la seconda, sempre con la seconda 11, e tirate bene. Come vedete, adesso questi avvicineranno tra di loro, e mi piace tanto alla fine come si presenta. Vedete, un po' dentellato così, veramente carino. Ci vediamo dopo. Ed ecco che ho finito il giro, guardate come si presenta, mi piace moltissimo. Vedete, il giro è questo. Adesso qui sopra ci piazzo dell'Alcantara in questo modo e taglio con la forbice all'incirca 1 mm dal bordo. Taglio sia questo che questo è una eco pelle. Dopodiché vi farò vedere come realizzare il bordo sempre con i fiori. A dopo. E allora, come vedete, ci ho attaccato sopra l'Alcantara, tagliato a 1 mm più o meno, così. Adesso con il filo fate un nodino. E ci andiamo tra le due ed entrate, perché questo in questo modo non si vede il nodino, sarà coperto, vedete qua dentro in questo modo. Adesso entriamo nuovamente in tutte e due. Usciamo a tipo 2 mm sul retro in questo modo, oppure 1,5, vedete voi. L'importante è che è più di uno, perché magari con uno solo con 1 mm non riuscite a attaccare bene, nel senso. Allora faccio vedere, non so come spiegarvi. Come vedete, anche qui ha la cucitura 2 mm in questo modo. È meglio che magari poi con il tempo, se solo uno si può staccare, magari no, ma per sicurezza, ecco, io faccio sempre così. Allora, da qui prendo un fiore dal retro. Una 15-0, in questo modo rientro solo dal fiore, tirate sempre bene, ritorno dal punto che ho fatto prima. Ed esco nello stesso punto di prima, vedete? Esco nello stesso punto e tirate bene in questo modo. Adesso da qui mi sposto circa 3 mm, perché il fiore ha la sua grandezza. Sempre nel modo che poi qui abbiamo sempre la stessa distanza tra margine all'interno, in questo modo, vedete, ho più o meno 3 mm e vado nei due materiali dentro. Vedete? In questo modo. Prendo un fiore sempre da dietro e una 15. Ritorno
torno dal fiore. Adesso entro nel punto da cui sono uscita. Così. Adesso sempre più o meno 3 mm. Sto attenta che vado sempre che sia alla stessa distanza. E prendo un altro fiore e così via fino alla fine. In questo modo anche il bordo. È tutto fiori. State attenti sempre che non ci sia del filo che rimane in più, che tirate bene. E ci vediamo alla fine del giro. Ed eccolo finito, guardate com'è carino. Questo è l'altro comiciondolo e questo penso che lo farò come spilla. Ci attacco qui la cosa per la sfila e rimarrà così. Ecco, questo è tutto. Vi ho fatto vedere come è incastonato questi cabochon. Come dicevo, sono alti 7-8 mm, non sono regolari, però alla fine va bene così. E alla fine è un bel risultato, anche se non regolari. E questo è tutto. Grazie a tutti, ci vediamo presto.